Gli italiani che emigrano all'estero sono quasi il doppio di quelli che tornano. Ma chi lascia l'Italia dove va? Che cosa spinge i giovani italiani a trasferirsi in un altro paese dell'Unione Europea? Se c'è una generazione intera di persone che è disposta ad andare via, vuol dire che la voglia di fare fatica c'è. Quello che manca è la voglia di essere sfruttati. I giovani vengono molto aiutati, cosa che invece in Italia penso che manchi. Secondo me è un problema di privilegio. Cioè c'è proprio l'ascensore sociale che non può funzionare finché certe professioni saranno subordinate a anni dove non puoi mantenerti. Ma quanto è difficile lasciare tutto e integrarsi in un nuovo paese? Ho avuto tanti momenti di sconforto difficili a Parigi. E poi come si fa a scegliere una destinazione, superare le burocrazie e trovare una casa? Ecco, sono queste le domande che voglio fare alle persone che hanno già lasciato l'Italia per studiare, lavorare e vivere in altri paesi europei. Ciao, io sono Giulia di Will e sto partendo per un viaggio in giro per l'Europa. Andrò a Parigi, a Lubiana, a Zagabria, a Bruxelles, ad Amsterdam e incontrerò gli expat italiani che hanno deciso di lasciare l'Italia. Chiederò loro le motivazioni che li hanno portati a partire e andare all'estero e mi farò raccontare le loro storie. Le ragioni che ci portano a lasciare l'Italia sono tante e sono diverse. C'è chi parte per un'opportunità lavorativa, chi parte per amore, chi per realizzazione personale. Di solito però il primo assaggio di Europa lo facciamo attraverso un'esperienza che sono sicura conoscete tutti. Sono partita per un Erasmus, una borsa di studio Erasmus. Per fare l'Erasmus. Erasmus. L'Erasmus in effetti è uno dei progetti di maggior successo dell'Unione Europea. Il programma è nato nel 1987 per permettere agli studenti dei paesi membri di poter frequentare l'università in un altro stato dell'Unione Europea. Dalla sua creazione ad oggi poi è stato modificato e ampliato nelle sue formule. Oggi per esempio si chiama Erasmus+. Quello che è certo è che è molto amato dagli studenti. Dalla sua creazione fino al 2022 i partecipanti hanno continuato a crescere, raggiungendo i 13,7 milioni. Ma a garantirci tutto questo è proprio lei, l'Unione Europea. L'insieme di istituzioni, organi e agenzie di 27 paesi membri. E forse per la sua complessa struttura e organizzazione, ancora oggi l'Unione Europea è percepita come un'istituzione abbastanza distante, lontana dalla nostra quotidianità. Ma è proprio qui che ci sbagliamo. Se non fosse per lei, molti dei nostri diritti non esisterebbero. E le persone che ho incontrato questo lo hanno ben chiaro. Io faccio parte della cosiddetta generazione Erasmus, cioè quella per cui l'Europa è stato una garanzia. Non era più facciamo le vacanze in un paese diverso, ma era io posso prendere le valigie e viverci davvero in maniera libera, posso andare a studiarci. Qualsiasi cosa io faccia nel mio paese la posso fare in un paese vicino. È un'opportunità che non tante persone fuori dall'Europa hanno. Dobbiamo anche un po' essere riconoscenti per queste politiche. La libertà di muoversi con così tanta facilità è un privilegio che si apprezza ancora di più quando si inizia a frequentare persone che, a differenza nostra, non hanno un passaporto europeo. Sto iniziando ad apprezzare il fatto di essere europea, perché avendo comunque a che fare con persone che non sono europee, vedo la differenza. Loro qui per vivere fanno 100.000 sforzi in più. Non possono venire qui per lavorare, devono venire qui per forza per studiare. E poi, finiti gli studi, hanno un tempo massimo per trovare lavoro in sede in contratto indeterminato. Se no, sono fuori. È un'altra vita. Lei è Anna. Ha 29 anni e da 3 anni vive a Parigi. Ha cambiato un po' di lavori e ora fa la pasticcera. È una delle persone che ho incontrato all'evento che abbiamo organizzato a Parigi con gli expat che ora vivono lì. Ne abbiamo organizzato uno per ogni capitale europea. Mi aveva colpito la sua storia e così il giorno dopo sono andata a trovarla. Il mio ragazzo che è libanese ha avuto delle difficoltà quando ha voluto chiedere la cittadinanza francese, perché finora la cittadinanza la prendi dopo 5 anni che vivi in Francia, mentre stava per passare una legge in cui gli anni aumentavano a 10. Quindi a lui ha dovuto recuperare tutti i suoi documenti in poco tempo perché aveva paura che questa legge passasse. Anche la compagna di Alberto è nata fuori dai confini europei. Oggi vivono insieme a Bruxelles. E così come per Anna e il suo compagno, anche per loro il tema del visto è stato un ostacolo in alcuni momenti. Lei è nata e ha fatto le scuole in Burkina Faso, Africa dell'Ovest, però poi si è trasferita qui e ha la cittadinanza belga da qualche annetto. E quanto tempo ci ha messo quindi lei?
9 anni, se ricordo più o meno. Prima che tenesse la cittadinanza, chiaramente avevamo un po' di difficoltà a viaggiare, dovevamo programmare il paese in cui andavamo. E soprattutto comunque lei la residenza qua ce l'aveva legata allo studio, al lavoro, mentre io sono potuto arrivare qui e cercare lavoro, non avevo necessità di avere un visto e nient'altro. La libertà di movimento in Europa ci è stata garantita dal Trattato di Schengen nel 1985. E in effetti sono appena arrivata ad Amsterdam e dopo essere scesa dall'aereo non ho dovuto passare nessuna dogana, nessuno mi ha chiesto il motivo del mio viaggio, nessuno mi ha chiesto per quanto tempo sarei stata qua. Sono semplicemente passata attraverso questa barriera con la mia carta d'identità in mano e sono entrata. A beneficiare di questo prezioso diritto non sono solo le persone che viaggiano per lavoro o per studio, ma anche chi si trasferisce all'estero grazie ad altre opportunità offerte dall'Unione Europea, le borse di studio, i tirocini o il volontariato europeo. Io ho fatto il dottorato in filosofia a Firenze, poi ho cercato di sopravvivere tra borse di studio, assegni di ricerca e a un certo punto ho trovato una borsa di studio cofinanziata, diciamo, dal governo croato e dai fondi Marie Curie, quindi dall'Europa. E quindi ci siamo trasferiti qui. Ho trovato l'opportunità di lavorare per un servizio civile, Solidarity Corps, un progetto comunque dell'Unione Europea. Alberto non è l'unico che mi ha parlato di questo progetto. Lui è Adnan, ha 25 anni e si trova a Lubiana per la stessa ragione che qualche anno fa aveva portato Alberto a Bruxelles. Sono qui in Slovenia a fare un volontariato chiamato European Solidarity Corps. Ricorda un po' il nostro servizio civile, con la differenza che appunto ha una dimensione europea, nel senso che tu, residente in un paese europeo, puoi mandare la tua richiesta a una delle tantissime organizzazioni in uno specifico paese, se vuoi. Tutti i volontari percepiscono un rimborso spese che varia a seconda del paese in cui ci si trova. Quindi affitto e spese sono coperte dall'organizzazione ospitante. Adnan, per esempio, lavora in una struttura pubblica del comune di Lubiana e si occupa di organizzare attività ricreative e formative per bambini e ragazzi. Ma le possibilità all'interno del programma del Corpo Europeo di Solidarietà per tutte le persone dei 17 ai 30 anni sono le più svariate. E infine c'è un'altra ragione per cui migliaia di giovani si trasferiscono per un certo periodo fuori in un altro paese dell'Unione Europea. Il tirocinio. Abito a Bruxelles ormai dal 2008, quindi 16 anni, e lavoro adesso per le istituzioni europee in comunicazione per il Consiglio dell'Unione Europea. Sono arrivata a Bruxelles per venire a seguire un tirocinio pagato al tempo dal programma Leonardo, che era un precursore dell'Erasmus. Bruxelles del resto è un po' la città per eccellenza dei tirocinanti. Molte persone che ho conosciuto siamo tutti arrivati con un tirocinio e ci siamo rimasti per anni. Quanti di voi sono arrivati qua per un tirocinio e sono rimasti? Mistica! Ok! Delfina, sociologa ed esperta di mobilità che dal 2006 cura e coordina i rapporti italiani nel mondo della Fondazione Migrantes, mi ha raccontato perché Bruxelles è diventata così attrattiva negli anni. Bruxelles è la città per eccellenza degli stagiaire. Noi viviamo, ecco, in un'epoca dove la libertà di circolazione fa parte della nostra identità, ma anche dei nostri diritti di cittadinanza. E vivere appieno il diritto di cittadinanza significa innanzitutto conoscerli e poi metterli in pratica. Bruxelles dà proprio questo senso, ecco, riesce a farti sentire che cosa significa essere cittadino europeo. All'inizio del video dicevamo che l'Unione Europea a volte è percepita come un'istituzione abbastanza distante dalla nostra quotidianità. Invece qui a Bruxelles questa distanza è percepita in modo molto diverso. Siamo in massa trasferiti qua, avendo studiato affari europei, e viviamo nella bolla. Bruxelles è un po' il cuore delle istituzioni europee. Quando le persone parlano di bolla europea, infatti, si riferiscono proprio a tutte quelle persone che si trasferiscono qui perché hanno l'opportunità di collaborare con queste istituzioni. E infatti qui dentro il palazzo della Commissione europea lavorano circa 32.000 persone e il secondo paese più presente in termini di personale è proprio l'Italia, con il 13,5% dei dipendenti. Questo è il quartiere europeo. Qui c'è la Commissione e poco distante c'è il Parlamento europeo, dedicato ad Altiero Spinelli. Altiero Spinelli è stato un militante antifascista. Nel 1941 ha redatto il Manifesto di Ventotene per un'Europa libera e unita. Insomma, lui è stato il primo a pensare e a sognare un po' il processo di integrazione europea. Chissà se si immaginava davvero tutto questo. Persone che si spostano per ragioni di studio, di lavoro, di tirocinio, di volontariato. Persone che vivono l'Europa in tutta la sua libertà. Ok, le ragioni per cui gli italiani e le italiane decidono di partire le ho capite.
Che cosa spinge però poi le persone a decidere di rimanere a vivere all'estero? I soldi, bello. Da Parigi a Bruxelles la risposta è stata praticamente unanime. Non c'è paragone tra gli stipendi di Parigi e gli stipendi di Milano, nonostante la vita costi in maniera simile. Facendo lo stesso lavoro in Italia guadagnerei la metà. Lei è Fabiola, vive a Parigi da più di 10 anni e lavora come capa di gabinetto del vice sindaco di Parigi. La Francia ha un salario minimo, il famoso SMIC, non è neanche elevatissimo e non permette magari una vita dignitosa, però è già uno strumento che esiste. Sembra superficiale dire la remunerazione economica, però fa, cioè, lavorare in Italia sempre che ho sentirti dire sei giovane, non hai esperienza, devi fare la gavetta. Oh ragazzi, la gavetta, cioè, sì, vero, dobbiamo fare la gavetta, però non dobbiamo nemmeno essere sfruttati. Anche Anna mi ha confermato che all'estero è molto più facile ottenere una stabilità economica. Tutti i lavori che ho cambiato ho sempre avuto un contratto a tempo indeterminato, sempre. Ma non è solo un fatto di soldi, è proprio una questione di valorizzazione e riconoscimento delle proprie competenze. Se io ora stessi lavorando in Italia non avrei le stesse responsabilità sicuramente, sarei più una giovincella in apprendistato che prende poco, penso io. E sicuramente non avrei l'indipendenza che ho qui. La vedo come una cosa che ho raggiunto io. E in effetti, come si vede in questo grafico, gli stipendi in Italia non crescono da circa 30 anni. E questo è un tema, forse il tema, che porta così tante persone a scegliere di restare poi all'estero. Però, come si dice, i soldi non sono tutto. Il fatto di trovarsi bene in una città non dipende soltanto dallo stipendio che si ha. La gran parte delle mie colleghe in ufficio già alle 7 al lavoro, alle 3 hai finito, 3:30, hai comunque ancora tutto il pomeriggio. Uno dei fattori, se non il fattore principale, è la bellezza della natura, nel senso viene anche molto valorizzata. E la gente va fuori, corre, no? Fa un sacco di attività fisica e questa è una delle cose che ha spinto me personalmente ad apprezzare la Slovenia e decidere di voler venire qui. Passando così tanto tempo nella natura, sviluppi anche una certa sensibilità nei suoi confronti. E la ragione di questo legame me l'ha raccontata proprio Adnan, che mi ha spiegato che si tratta di un modello educativo piuttosto diverso da quello italiano. Qui le persone in certi periodi dell'anno vanno addirittura a studiare in mezzo alla natura per più giorni. Ma la vivibilità non si misura solo considerando la quantità di aree verdi. Il senso di sicurezza, il rispetto e l'apertura mentale delle persone sono altri fattori chiave. Amo vivere in un posto dove posso uscire a qualsiasi ora del giorno e della notte e sentirmi al sicuro. In quanto donna, ancora di più, però per tutti. Mi sento sicura, mi muovo anche facilmente e anche se sto qui da sola mi sento sicura di prendere, andare a fare le mie cose senza aver paura che qualcuno mi faccia qualcosa, comunque mi sento molto tranquilla. L'ho vista anche più aperta rispetto all'Italia per esperienza personale. Io e il mio ragazzo ci teniamo per mano in Italia, ci hanno guardato male, dito medio, cose così. Qua non è mai successo. Questo me lo hanno confermato anche tante persone ad Amsterdam, tra cui Mauro. La ragione principale per cui mi sono spostato in Olanda è sicuramente l'aspetto dei diritti, della sicurezza che io posso trovare in questo paese come persona gay. Quindi ho la possibilità di vivere la mia identità, la mia relazione di coppia con tranquillità, sapendo che verrò accettato come fosse una coppia eterosessuale. E soprattutto vedi quanto sia importante anche per le istituzioni tutelare, valorizzare questa diversità, questo elemento della società. Qui ci sono dei diritti dell'adozione, se parliamo a livello appunto di famiglia. Hai una protezione dal punto di vista di sicurezza, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se tu hai una situazione spiacevole, hai una situazione di difficoltà per il tuo orientamento sessuale, sai che non ti devi vergognare e puoi andare a comunicarlo alle forze dell'ordine. Il fatto di sentirsi sicuri in una città, quindi, ho capito che dipende molto dall'atteggiamento delle persone che la abitano. Ma ci sono almeno altre 3 ragioni che sono emerse dalla maggior parte dei racconti delle persone che ho incontrato. La prima è la mobilità. Parigi, per esempio, è un po' il capofila del concetto di città dei 15 minuti, modello urbano ideato dall'urbanista francese Carlos Moreno, per cui i cittadini possono riuscire a trovare tutto ciò di cui hanno bisogno a un quarto d'ora da casa loro, i supermercati, la scuola, il cinema, il proprio lavoro, nel giro di 15 minuti da dove abitano, senza la necessità di prendere la macchina e soprattutto usando la bicicletta o i mezzi pubblici.
Gli stessi abitanti di Parigi vanno molto fieri anche di tutte le altre misure che valorizzano e tutelano l'ambiente e la salute delle persone nei centri urbani. La strada dove abitavo io prima, nell'undicesimo, era una strada a senso unico con parcheggi sulla sinistra. Tutti quei parcheggi sono diventate aiuole e alberi e pista ciclabile. L'abbondante quantità di verde e la facilità con cui le persone possono muoversi senza dover prendere l'auto è già realtà in città come Amsterdam. Qua sotto, per esempio, c'è il primo parcheggio subacqueo che sia stato costruito in Europa. Questo parcheggio è stato costruito nel 2023 e qui dentro ci possono stare fino a 7.000 biciclette. E molte di queste biciclette sono strutturalmente pensate per trasportare i bambini. Si chiamano cargo bike. Lei è Carla, fa la cantante lirica e vive ad Amsterdam da un anno con due bambini e il marito. Mi dicevi che questa città è particolarmente adatta ai bambini che hanno dai 2 ai 10 anni più o meno. Sì. In che senso è particolarmente vivibile questa città? Allora, prima di tutto perché è una città dove in un quarto d'ora sei in bici da tutte le parti e quindi gli spostamenti sono sempre limitati. E con i bambini è... è impegnativo. Poi è una città che si muove su due ruote e questo fa una grandissima, grandissima differenza perché c'è poco rumore. Poi un po' perché tutti gli spazi pubblici hanno sempre un angolo dedicato ai bambini. Ci sono i parchi giochi con di fianco il baretto dove i genitori si possono sedere, guardano i bambini e quando i bambini piccoli questa cosa fa una grandissima differenza. E poi una cosa molto che mi piace culturalmente è che i bambini sono spinti all'indipendenza. Spesso dagli 8 anni in poi ti viene consigliato di mandarli a scuola da soli. Certo, crescere dei figli lontano dalla propria famiglia può non essere semplice. È tutto più facile quando si è più liberi, quando si può pensare solo a se stessi e poi a un certo punto arrivano le responsabilità. Ecco, qua ero da sola e ti devi un po' arrangiare. Forse è semplicemente un passaggio che tutti devono fare e che magari farlo anche senza la propria famiglia ti rende più forte e ti rende sicuramente anche più consapevole dei tuoi limiti e delle tue potenzialità. E in effetti i dati ci dicono che le famiglie sono proprio il gruppo che rientra meno spesso in Italia. Guardate questo grafico. La fascia d'età 30-40 è l'unica che continua a scendere. Secondo l'analisi del rapporto Italiani nel mondo 2023, questo è dovuto al fatto che in questa fascia ci sono giovani famiglie con figli, per cui non è facile spostarsi e per cui il welfare italiano non è sufficientemente attrattivo. E non parliamo soltanto di più posti negli asili nido o costi meno proibitivi. A Zagabria, per esempio, chi ha 3 figli ha diritto a 30 mesi di maternità e a Lubiana la scuola è completamente gratuita. Insomma, sono tutti incentivi che contribuiscono a rendere più equilibrata la vita lavorativa e quella privata. È completamente accettato prendere ferie, prendere congedi parentali, lasciare il lavoro anche presto, se ci sono esigenze di tenere i bambini a casa perché sono malati, c'è assolutamente grandissima flessibilità. La cosa più bella è che spesso i manager hanno anche figli e sono cresciuti con questa consapevolezza. La cultura del lavoro in Italia è completamente diversa, si lavora tanto, quindi alla fine il rapporto tra vita privata e lavorativa è molto più positivo qua e anche nel nord Europa. Io vorrei assolutamente tornare in Italia, però non mi andrebbe di tornare a condizioni in cui alla fine il lavoro prende tutta la giornata e per noi stessi non c'è tempo. Questo è un motivo per cui, secondo me, tanti italiani lasciano l'Italia. Ok, le ragioni per cui le persone decidono di partire e rimanere all'estero sono tendenzialmente 3. Stipendi più alti, maggiore vivibilità della città e maggiore equilibrio vita privata e vita lavorativa. E a proposito di lavoro, c'è un settore per cui partire e andare all'estero può essere un motivo vero e proprio di realizzazione personale. In Italia si riesce a fare una carriera in questo settore si è considerato un po' un caso eccezionale, mentre a Lubiana, a Zagabria e ad Amsterdam è considerato un lavoro come gli altri. In Slovenia esiste lo status degli artisti freelance. A questo status possono partecipare attori, cantanti, ballerini, musicisti, giornalisti, traduttori, architetti. Basta che il loro lavoro sia legato comunque alla cultura. Chiaramente bisogna avere un curriculum abbastanza buono, nel senso aver fatto abbastanza lavori interessanti per il ministero e si viene riconosciuti. Quindi è come avere una partita IVA con le spese fisse pagate dal Ministero della Cultura. È una semi-assunzione dal Ministero della Cultura. Queste tutele economiche risultano attrattive per le persone che lavorano nel mondo dell'arte e della cultura. Anche Mattia me lo ha confermato. Lui fa il ballerino e oggi lavora per la compagnia del Teatro Nazionale Croato. Dopo il diploma ha iniziato a ballare nel balletto di Siena in Italia, ma dopo aver perso quel lavoro si è trasferito in Bulgaria per un anno, dopo il quale gli è stato offerto un posto qui. Per me l'idea di lavorare in Italia non è realistica.
per riassumere il grande problema che c'è in Italia ci sono 14 fondazioni lirico-sinfoniche che per legge dovrebbero avere un coro, un'orchestra e un corpo di ballo. Tutte 14 hanno un coro e un'orchestra, solo 4 hanno un corpo di ballo. Il problema è che negli anni si sono andati dismessi questi corpi di ballo e non è stato fatto nessun intervento da più di 30 anni per ripristinarli. Per le mie aspettative realistiche non c'è niente. In Italia oggi sono compagnie private con tutti i difetti del precariato, di cui io sono stato vittima personalmente, o ci sono le grandi realtà a cui è molto difficile accedere. Per tutti quei ballerini che si trovano nella fascia intermedia, che potete immaginare sono molti, moltissimi, l'unica alternativa è l'estero. Il fatto di essere all'estero mi causa problemi affettivi, no? Devo stare lontano dal mio ragazzo, dalla mia famiglia, dalle mie amicizie, eppure li preferisco a tutti quelli che sono questi grandi problemi dello Stato. Sicuramente il lavoro del musicista è considerato un lavoro direi in questa parte del mondo, quindi in generale parliamo di Belgio, Olanda, Germania. È possibile lavorare e sopravvivere facendo il musicista e questo in realtà ti dà anche un'identità all'interno della società, ti dà un'importanza, ti dà un posto. In sostanza manca l'ascensore sociale, quello che determina il fatto di poter crescere sia come persone sia come professionisti all'interno di determinati settori lavorativi. Che l'Italia non sia un paese attrattivo è sotto gli occhi di tutti. Ci viene raccontata un'Italia dell'invasione quando invece il vero problema è l'Italia delle partenze. Negli ultimi 18 anni abbiamo avuto una crescita delle partenze del 91% e una invece immigrazione praticamente ferma da diversi anni a questa parte. Manca la valorizzazione del percorso migratorio, perché stupidamente si pensa che quando si parte si è la stessa persona di quando si ritorna. Invece quando si ritorna non soltanto con un'età anagrafica diversa, ma con un processo di arricchimento personale, culturale, professionale completamente differente. Ci sono stati dei tentativi da parte del governo per incentivare gli italiani a rientrare. La più recente manovra è stata quella del rientro dei cervelli, che prevedeva degli incentivi fiscali per alcune categorie di persone che rientravano dall'estero. E qualcosa ha fatto. Dal 2017 al 2020 le persone che sono rientrate sono più che duplicate, passando da 6.900 a più di 15.000. A fine 2023 però il governo italiano ha dimezzato gli incentivi previsti. Questa manovra infatti non solo ci è costata 674 milioni di euro, ma ne hanno beneficiato soprattutto le persone che avevano già dei redditi piuttosto alti. Nel caso specifico dell'Italia, in particolare, l'incentivo non funziona perché è tarato solo su un elemento, che è quello economico. Ora, così come le motivazioni alla partenza sono complesse, anche le motivazioni al rientro sono complesse. L'accoglienza del nostro paese, l'accoglienza dei nostri territori deve essere focalizzata non sull'accoglienza di professionisti, ma sull'accoglienza di famiglie e quindi un welfare di accoglienza familiare è una cosa completamente differente rispetto al welfare di accoglienza singoli professionisti che si muovono nel tempo e nello spazio e che magari sono anche altamente qualificati. Trasferirsi all'estero a volte significa anche dover far fronte a delle difficoltà. Una delle problematiche maggiori che gli expat incontrati hanno dovuto affrontare è il tema della casa. Perché sì, è vero, in Italia abbiamo un problema. Gli affitti crescono, ma i salari no. Trovare una casa decente in pochi mesi, però, non sembra essere solo un problema che riguarda l'Italia. Il caso più estremo è Parigi. I proprietari di casa francese chiedono dei garanti che siano delle persone che vivono stabilmente in Francia e danno dei contratti di lavoro francesi e chiedono di fare tutto un grande dossier. C'è una sorta di incongruenza nel sistema. Per trovare lavoro devi avere un conto in banca, ma per avere un conto in banca devi avere un domicilio. In effetti anche Anna mi ha confermato che per lei è stato più complesso trovare casa che trovare lavoro. Il lavoro qua lo trovi senza problemi, basta adattarsi. Invece casa bisogna essere fortunati oppure avere basi solide per trovarla. E hai cambiato quante case?
5. Ma la situazione non è così solo a Parigi. Per motivi diversi, come gli affitti che aumentano o le case a disposizione che diminuiscono, anche a Zagabria, Lubiana, Bruxelles e Amsterdam il tema della casa è un problema. Però, se stai pensando di fare un'esperienza all'estero, non ti scoraggiare. Non è impossibile e tutte queste persone hanno una casa. La primissima cosa da fare è sempre la stessa: informarsi e prendere contatti con le persone che già vivono lì. Ci sono alcune soluzioni che variano in base alla propria situazione. Molte università, almeno per il primo anno, cercano di offrire un alloggio. Ciò significa che ci sono una serie di alloggi in città che sono convenzionati con l'università, per cui tramite un click day si può provare ad accedere a questi alloggi. Alternativamente ci sono vari modi per ottenere una casa. Sono dei siti in cui le persone pubblicano gli appartamenti in affitto, poi ovviamente ci sono questi grandi alloggi per studenti in cui ci si può mettere in lista d'attesa. Ovviamente ci sono i gruppi Facebook. I gruppi Facebook possono essere positivi e negativi, nel senso che tante volte si può essere fregati. Sono a Parigi da 6 anni, ho cambiato 7 appartamenti, ma quello che ho apprezzato molto della Francia quando sono arrivata a Parigi, che ero una studentessa, sono gli aiuti pubblici che danno per aiutare gli studenti a potersi permettere un affitto decente. Quindi io più o meno avevo lo stesso budget che avevo prima di arrivare a Parigi da studentessa, abitavo a Milano, mi sono trovata in una situazione abitativa molto più carina per un prezzo effettivamente molto più basso grazie a questi aiuti. Questo posto è un po' particolare, nel senso, se io mi trasferisco in Francia domani mattina e sto facendo un master, ipoteticamente potrei venire a vivere nella casa dell'Italia all'interno di questo gigantesco campus. È praticamente un conglomerato di tante case che rappresentano i vari paesi all'interno dei quali i propri studenti possono andare a vivere. Questa è la Maison de l'Italie. Ora vado a chiedere a Maria Chiara, che è la direttrice della Maison de l'Italie, come un italiano può venire a vivere qui. Oggi sono direttrice della Maison de l'Italie, che è una partecipazione italiana a un progetto bellissimo, che è quello della Cité Internationale Universitaire de Paris, un campus universitario che l'anno prossimo compie 100 anni e che è nato dopo la Prima Guerra Mondiale per preparare un avvenire di pace a tutti i giovani del mondo. Qui hai alle tue spalle Belgio e Lussemburgo, dietro hai l'Inghilterra, là la Spagna, e ci sono 43 case dentro questa Cité Universitaire e ogni anno passano 12.000 ragazzi. Per venire a vivere qui bisogna essere iscritti ad un'università parigina, comunicare i propri voti universitari e scrivere una lettera di motivazione. E la cosa più divertente è che, nonostante si chiami Maison de l'Italie, abbiamo 18 nazionalità rappresentate, perché anche se fai domanda da me alla Maison de l'Italie, alla nostra commissione delle ammissioni, poi abbiamo una regola interna per cui ci scambiamo gli studenti, di modo che non ci sia mai un posto che è l'enclave di un paese solo. Molto bello questo, io vorrei venire a vivere qui, se tu potessi. Oltre alla casa, però, c'è stato un altro tema particolarmente spinoso, sia a Parigi che ad Amsterdam. Quanti di voi hanno preso un volo per tornare in Italia per farsi curare? Almeno una volta? Ho avuto, per mia sfortuna, varie incontri ravvicinati con la sanità olandese. O sei veramente in difficoltà a dei livelli medio-seri, o tutto quello che è un consulto, un'analisi o un qualcosa, loro lo trattano molto con esagerata semplicità, che è una cosa che noi invece in Italia non trattiamo, perché c'è molta più cura, molta più attenzione anche nei modi di fare. Anche solo il fatto che qua la sanità è privata, paghi un'assicurazione al mese che è abbastanza onerosa, 150 euro più o meno, grandi linee, ti dà proprio la sensazione che in realtà noi siamo fortunati. L'altra cosa a cui noi siamo abituati in Italia è che quando vai, ok, dal medico per poi andare dallo specialista, tu hai sempre un'opzione B. Cioè vai, c'è l'opzione numero uno che è il pubblico, se non ti piace, quanto tempo devi aspettare, eccetera, tu prendi, chiami lo specialista e in un tempo abbastanza breve riesci ad andare dallo specialista. Qui non c'è l'opzione B. L'opzione B te la crei da solo, prendi il volo e torni in Italia. Ovviamente queste sono tutte esperienze individuali. C'è anche chi si è trovato bene col sistema sanitario locale. Informarsi e capire come funzionano i sistemi di cura dei singoli paesi però rimane fondamentale quando si decide di trasferirsi fuori dall'Italia. Trasferirsi all'estero quindi significa anche fare fronte alle difficoltà che si incontrano quotidianamente. Integrarsi può richiedere un certo sforzo. Bisogna infatti adattarsi a orari, costumi, usi e anche sapori diversi da quelli italiani. La lingua la devi saper parlare, cioè
Se no, ti ritrovi con tutti gli studenti internazionali e con le persone internazionali. Vedo che gli internazionali non si integrano nel tessuto belga, stanno tra di loro, anche per questo motivo che Bruxelles è molto transitoria, quindi non spendi tempo a farti amico un belga, e anche un belga sa che è molto difficile farsi amico un internazionale che dopo 2 anni se ne andrà. Ma posso dire che quando poi un belga capisce che vuoi stare o che comunque stai dedicando tempo, impari la lingua, anche per questo sto un po' dedicando tempo all'olandese, allora diventano più aperti. Per altri invece questa multiculturalità è un valore aggiunto, un qualcosa che ti fa sentire ancora di più a casa. Una cosa che mi piace molto di Bruxelles, è una mia impressione magari condivisa, che è un posto che non ti fa sentire straniero. Mi sono anche convinto che non ti fa sentire straniero forse perché non c'è un'identità così forte. Sono andato a vedermi un po' di dati e in pratica nella regione di Bruxelles solo il 32% delle persone è belga, figlio di genitori belgi. Se ci pensate è pochissimo, è come se, non so, a Milano o Roma ci fossero 1/3 di italiani. In questa già ristretta percentuale ci sono nipoti o bisnipoti di immigrati italiani o spagnoli degli anni, non so, 40 o del dopoguerra. Quindi questa sorta di cosa che io chiamo mancanza di identità o comunque difficoltà di avere un'identità radicale, vista in positivo invece è una cosa che non è mai escludente. Finora abbiamo parlato delle tante ragioni che portano gli italiani e le italiane a lasciare l'Italia e a trasferirsi all'estero. Però tra di loro c'è anche chi vorrebbe tornare in Italia un domani. Quanti di voi un domani si vedono tornare in Italia? Io mi vedo tornare in Italia dopo. Credo che si possa cambiare e mi piacerebbe mettermi al servizio di questo cambiamento, cioè lavorare per rendere l'Italia migliore di quella che non sia oggi. E penso che vivere fuori sia uno step fondamentale di questo passaggio. Una caratteristica che io sento molto nei nostri contesti territoriali, il pensare che la mobilità, il partire è sempre una fuga da qualcosa verso qualcosa e mai un'opportunità invece di trovare qualcosa che tu non hai, che ti arricchisce e permettere anche di ritornare diverso da come sei partito, ma sicuramente arricchito e con la possibilità di donare al tuo contesto territoriale di appartenenza e alla tua comunità di partenza qualcosa sicuramente in più e qualcosa sicuramente di più ricco. L'Italia infatti per molti di loro rappresenta ancora un posto nel quale vorrebbero tornare un domani. E questo l'ho capito quando alcune delle persone incontrate mi hanno detto che cosa per loro significa Italia. Italia, speranza. Grandissima potenzialità che non si è ancora realizzata. Per altri invece l'Italia è stato un punto di partenza. Ciò che mi ha dato come a Monopoli il via, no? La casella di partenza, una cosa per me bella perché è la mia famiglia, è quello che poi io sono. Qualunque cosa rappresenti l'Italia per chi oggi vive all'estero, una cosa è certa. Viaggiare, studiare e lavorare in un altro paese europeo ci fa scoprire quanto la nostra casa sia sempre più l'Europa e non un singolo paese. Quando ho chiesto alle persone incontrate che cosa significasse Europa per loro, infatti, la risposta più gettonata è stata... Opportunità. 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 Tutto. È tutto quello che ho alla fine. Perché mi sono costruita tutto intorno all'Europa, nel bene e nel male. Lo dicevamo all'inizio del video. Chi vive all'estero è estremamente consapevole di questo privilegio. C'è addirittura qualcuno che non ha paura a definirsi europeo quando gli si chiede da dove vieni. Andare fuori dall'Europa è incredibile perché ci si rende conto di tante cose, non solo insomma, della diversità ma anche della propria identità europea. Quando mi chiedevano da dove vieni io dicevo io vengo dall'Europa e certe volte mi chiedevano ma che significa per te essere europeo? Io dicevo lavorare e studiare in 27 paesi diversi senza aver bisogno di un visto. Più che sentirmi europea penso di essere proprio europea perché sono mezza bosniaca, mezza croata, sono nata in Croazia, ho vissuto 7 anni in Croazia, mi sono trasferita in Italia, sono cresciuta in Italia, ho studiato in Germania e adesso vivo da 7 anni qui in Slovenia, quindi penso di essere proprio europea dentro, io non faccio fatica a definirmi, faccio fatica a dirvi da dove le mie origini, anche mio padre è musulmano, mia madre è cattolica, anche questo fa parte del mio essere europeo, un misto di sapori, di gusti, di lingue. Ho preso un po' di questa Europa dappertutto e sono diventata europea. Io non so se quando l'ha pensata Altiero Spinelli si immaginasse tutto questo. Quello che so è che per la maggior parte delle persone che abbiamo incontrato, oggi l'Europa è anche casa.